она, это куренка поджаривается сверху чесноком. Она, да, она так или? Не, просто так? Да. Но когда ты была маленькая, Советский Союз не существовал, не больше, правильно? Не. Киров лучше, чем Лондон, можно сказать. Ну! Qualche tempo fa mi trovavo a Mosca, fra tutti i posti in cui mi potevo trovare, vero? Mosca è una città moderna, al pari di tutte le capitali occidentali, con grattacieli mozzafiato e nuove stazioni della metro, super moderne. Ma la verità è che la Russia è vasta e, soprattutto, piena di enormi contraddizioni. Dato che non avevo nulla da fare, una sera mi son detto: perché non provare a salire su un treno a caso ed andare a visitare la vera Russia, quella dove il tempo, dicono, si sia fermato agli anni dell'Unione Sovietica. Ed è questa la storia di come son finito a prenotare un biglietto treno per Kirov, una città ai confini dell'Europa che meglio rappresenta una classica città di medie dimensioni della Russia, molto lontana dagli sfarzi di Mosca o San Pietroburgo. Prima di arrivare a Kirov mi aspettavano 12 ore di treno da Mosca, nella classe più economica, in mezzo a decine di russi che sicuramente non mi avrebbero lasciato molta occasione di dormire. Se c'è una cosa di cui avete bisogno quando prendete un treno in Russia, sono i tappi per le orecchie. Perché i russi, come dice il nome stesso, amano russare. Wow, guardate un po' dove va il mio treno. Da Mosca fino a Vladivostok. Questo è il treno transiberiano per eccellenza. Wow. È quasi un peccato che io viaggerò su questo treno solo per una decina di ore. Forse questa è la mia occasione per continuare fino a Vladivostok sull'Oceano Pacifico. Wow, la transiberiana, il sogno di ogni esploratore. Bella raga, saluti dal bagno del mio treno. Un treno che è abbastanza vecchiotto, devo dire, non ci sono neanche le prese nei vagoni, quindi dovrò trovare un modo per caricare la mia camera, il mio computer, il mio cellulare domani quando arriveremo a Kirov. Però, in fin dei conti, se stiamo facendo finta di prendere un treno indietro nel tempo verso l'Unione Sovietica, è giusto che in qualche modo lo facciamo attraverso un treno che risale ai tempi dell'Unione Sovietica. Ci vediamo domani a Kirov. Buonanotte. Buongiorno raga, 11:25 del mattino e abbiamo ancora una mezz'oretta prima di arrivare alla nostra destinazione, Kirov. Вот так выйдешь, вот сюда повернешь, по лесенкам пройдешь, и все по улице до кольца, и увидишь кольцо. Хорошо, да, и там. Счастливого отдыха. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per la nostra avventura nell'Unione Sovietica. La stazione ferroviaria di Kirov alle 12 in punto. Rendiamo i nostri omaggi a questo treno che ci ha portato da Mosca fino a Kirov. Да. Да. Ho incontrato questa famiglia russa sul treno che mi hanno convinto ad andare con loro ad assaggiare un po' di cibo sovietico alla stalova e alla mensa di questo centro commerciale. La giornata comincia bene. Я люблю еду из столовой. Что рекомендуешь? Блины. Блины? Блины борщ. Про... Да, это сметана. Да, да, люблю. Вот сметану. Это прямо борщ, да, со сметаной. Proviamo un po' di borscht sovietico. Allora, ho seguito i consigli di Giulia e ho preso per me un bel borscht, un bel borscht sovietico, una bella zuppa tipica russa. A età kushali va vremia SSSR, тоже. Да, да. E con essa? Borscht без перца не едят. Надо перчить. Надо обязательно это. Хорошо. Хорошо. Adesso sì che abbiamo un vero borscht vero e proprio. Dopo abbiamo dei blinchiki, pancakes con del latte condensato e un po' di pane. Tutto questo per
200 рублей, poco più di 2 euro. Quindi, buon appetito. Вкусный борщ. Борщ это... Это с мясом или не с мясом? Да. С мясом, да. Да. Она, эта гренка поджаривается сверху чесной, а надо, чесноком. Она так или... Не-не-не. Просто так? Да, кусаешь, да, и... Спасибо большое, Билл. Очень приятно. Да. Я вам желаю счастливо. Спасибо. Давай. До свидания. Ok, abbiamo appena lasciato il papà e la mamma. E nel frattempo la figlia ha voluto, ha insistito per portarmi a fare un giro per Kirov. Sono veramente curioso di quello che potremo andare a trovare qui nella città più sovietica della Russia. Secondo me almeno, anche se non l'ho ancora vista. Значит, что Киров один из самых лучших городов, где жить в России. Да, да, для жизни. Он попал в этот рейтинг. Вот этого торгового центра он был, но его модернизировали. Он теперь был белый. А где все советские здания? Я хочу советские здания. Вот советское здание. Вот советское. А это можно называть это Хрущевка или нет? 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 У Хрущевки 5 этажей, может быть? Я тебе покажу, да, да. Ну, вот, наверное, вот тут... Ага. Нет, тоже не совсем. Ага. Тебе... Это прямо советский, да? Да, да, да. Вау, questo è il quartiere, uno dei quartieri sovietici di Kirov. Guardate le macchine, ovviamente una Lada. Lada, e tutto questo десятка. Grigiore. Нива. Lada Niva. Niva. Sovietica macchina. Russian, да. E tutte queste, vedete, sono... Khrushchevke, ovvero quegli edifici costruiti all'epoca di Nikita Khrushchev, e vedete che hanno tutti non più di 5 piani, 1, 2, 3, 4, 5. E tutte le Khrushchevke, ogni Khrushchevka per definizione ha non più di 5 piani. Questo perché ai tempi di Khrushchev, per evitare di dover per forza, per legge, costruire l'ascensore e mettere l'ascensore nei condomini, non costruivano gli edifici, i condomini con più di 5 piani, perché se avessero costruito un sesto piano, per legge avrebbero dovuto costruire l'ascensore. Quindi per risparmiare, tutte le Khrushchevke che vedete in Russia, risalenti agli anni 50 e 60, hanno non più di 5 piani. Wow. А где ты ехала в школе? Здесь? В Кирове? Да, я здесь училась, да. Ага, я здесь хорошо. В гимназии училась. Но когда ты была маленькая, Советский Союз не существовал, не больше, правильно? Не-не-не. Raga, questo è il classico Podyezd, ovvero l'ingresso verso uno dei condomini qui a Kirov. E questo è l'ingresso, guardate qui, vecchio di chissà quanti anni. 77 лет, может. Ой, да, этому вообще много им лет. Ну, не быстрее, они уже старые, они уже все, печально. Qui mettono tutti gli annunci, vedete, questo è per avere un prestito. Поможем всем, aiutiamo tutti. E guardate un po' cosa c'è davanti, wow! Forma d'arte, questa non è sovietica, questa è post-sovietica. Orange, red, ehi, hey, qua si sono dimenticati di costruire un pezzo di marciapiede, com'è possibile? A sto strucila stam? Zabili... No, а сколько может стоить квартира, например, аренда? Если я хочу, не знаю, студию или два комнаты или квартиру? 10 тысяч? Да. Понял, в Хрущевке. Ага. А если я хочу в центре, в хорошем квартире? Где-нибудь от 20 тысяч. Понял, окей. A prima vista pensavo che si trattasse di un mosaico sovietico, invece non è un mosaico, non saprei nemmeno come definirlo, è una forma d'arte in ogni caso, sovietica ovviamente. E takak sport может быть, да? Да. Sembra qualcosa di sportivo, vediamo gente che si tuffa, atleti sovietici che si apprestano a praticare tiro con l'arco, lancio del disco, una Ford sovietica, wow! Raga, una ruota panoramica sovietica. Wow! Fino a 10 anni fa non avrei mai pensato di voler salire su una giostra fatta in Russia. Qua c'è la cassa e andiamo a sentire quanto costa un biglietto. A te боишься, sia da? Высоты? Высоты, да, не хочешь? Получается 150 рублей. 150 рублей? Да. Давай, пойдем? Здравствуйте, можно два билета, пожалуйста? Можно, да? Beh, Julia si sta letteralmente cagando sotto.
Normalmente in situazioni normali soffro anch'io di vertigini, però grazie al fatto che la cabina in realtà è chiusa, non ho problemi. Per adesso. C'è un hotel che decisamente non è sovietico qui di fronte. C'è un altro edificio che non è sovietico di fianco ad un edificio che invece è sovietico. So, yeah, questa è la vista sulla pianura di Kirov. Russian girl преодолевает свой самый страшный страх. Yeah, good Russian girl. Можно похлопать. Bravissimo! E se vi interessa, un giro sulla ruota panoramica sovietica di Kirov costa 200 rubli. 2 euro per un giro sulla ruota panoramica di Kirov. E se andate sulla London Eye a Londra vi costa 35 euro. Quindi Kirov è molto meglio di Londra. Значит, Kirov лучше, чем London, можно сказать. No! Знаешь, London Eye? Лондон, Лондон, это как это? То, что там колесо обозрения, да? Да, 3000, 3000 рублей. 3000 билет стоит? Да, да, офигеть! Да. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ok, raga, abbiamo conquistato la nostra paura per l'altezza, le nostre vertigini. E oh mio Dio, c'è un cavolo di cammello dinanzi a me. Cavolo, ci fa un cammello nella Russia sovietica di Kirov. Penso di non aver mai visto un cammello o un dromedario, non so quale sia la differenza. Un cammello dal Kazakistan. Che figata. Ho appena chiesto a Giulia se mi può far salire su un bus per avere la vera esperienza di salire su un autobus. Come si faceva ai tempi dell'Unione Sovietica 40 anni fa. Raga, questa è una vera e propria fermata dell'autobus sovietica, fatta di vetro. E qui c'è la scamieca, la panchina dove la gente già 40 anni fa si sedeva e aspettava il bus. In questo modo. Tanti annunci qui, potete vendere veramente di tutto. Per esempio, куплю всё. Questo tizio compra di tutto. Куплю всё, letteralmente. Compro tutto. E avete anche il numero di telefono qua se siete interessati. Wow, quindi sediamoci qui e aspettiamo il nostro bus proprio come le babushke dell'Unione Sovietica facevano 30-40 anni fa. Посчитайте, пожалуйста. Да. Questo succede sui bus dell'Unione Sovietica. Non sei tu che ti preoccupi di andare a pagare il biglietto, ma viene da te il controllore, che di solito è una babushka, e ti viene a chiedere i tuoi soldi in qualche modo. Sta diluviando qui a Kirov, quindi ci siamo rifugiati sotto questo portico e aspettiamo qui che passi questa perturbazione. Nel frattempo osservate qui una Dietskaya Plashchatka. Qui è dove i bambini fin da 50-60 anni giocano, nel cortile delle abitazioni qui. E guardate lo stato di queste abitazioni, non c'è manco l'intonaco, specialmente lì. Guardate qui l'ingresso e la gente vive ancora in palazzi come questi, in Khrushchevka come queste. Questa è una Khrushchevka a 4 piani e non a 5, come al solito. Wow. Con il passare delle ore, la pioggia si è via via andata ad intensificarsi, rendendo praticamente impossibile continuare la mia visita guidata per le ridenti vie di Kirov. Ho chiamato un taxi e ho accompagnato Giulia a casa, dove l'aspettavano i suoi genitori. Dopo averla salutata, mi sono diretto verso la stazione dei bus di Kirov. Già che c'ero e dato che non avevo nulla da fare, ho pensato bene di continuare il mio viaggio nella Russia più sperduta che ci sia. Beh, il tempo fa ancora abbastanza schifo qui a Kirov. Ho accompagnato Giulia in taxi a casa, ho detto ciao a lei e alla sua famiglia. E adesso sono qui di nuovo di fronte alla Vagzal, alla stazione di Kirov, perché è il momento di continuare il mio viaggio. Questa, guardate un po', dinanzi a me c'è la marshrutka, c'è il minibus, o meglio un minivan, che mi porterà in un'altra città nel nord della Russia. Grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video, dove lo scoprirete nel prossimo video. Cheers, thank you, bye. Ci vediamo domani.